problema della stampa cattolica, almeno per me, che l'ho sostenuta e patrocinata per l'affermazione di un valore, il valore della libertà di espressione della comunità ecclesiale. Certamente l'espressione passa attraverso la possibilità di utilizzare certi strumenti. Credo che il travaglio della espressività cattolica in questi ultimi 20-30 anni sia sotto gli occhi di tutti. La questione è radicale. La Chiesa ha qualche cosa di originale da comunicare. La Chiesa ha una sua cultura, una sua visione della realtà, un suo ethos, un suo movimento di vita. Se ha questa novità, è necessario che abbia gli strumenti attraverso i quali esprimerla. Se non ha questa novità, è inutile combattere per gli strumenti. Mi sembra che la bussola abbia una percezione lucida della crisi che travaglia la Chiesa e la società, ed è una crisi gravissima. Ha certamente il merito di fare emergere i fattori di questa crisi e di indicarne anche le possibilità di un superamento. La forza della soluzione delle crisi sta nella posizione vera che si assume, più che dall'analisi di tutti i fattori di crisi. È necessario che i cristiani capiscano che a questa crisi, che in fondo è una crisi di identità e di comunicazione, si risponde in un solo modo: approfondendo questa identità, vivendola con verità e comunicandola in modo inesorabile. Sarete miei testimoni fino agli estremi confini del mondo. È l'ultima parola del Signore ai Suoi.